Bella ragazzi, sono adesso bentornati in questo insomma episodio di Digimon World DS. Riprendiamo dove ci siamo lasciati. Allora, abbiamo ottenuto la nostra seconda Digifarm, Second Farm, che tra come pronuncia sarebbe più Second Farm, perché veramente non sapevo come chiamarla. Comunque abbiamo una missione, ragazzi, abbiamo una missione che dobbiamo trovare un ricercatore che è sparito e abbiamo il compito di ritrovarlo, che tra l'altro non sappiamo neanche dov'è, quindi dovremo cercarlo. Quindi io farò una ricerca estesa, anzi poi secondo me mi sa che si trova proprio nel Picco Vigore, secondo me il tizio in questione, eh. Vediamo un attimino. No vabbè, ma adesso non ne vale neanche più la pena lottare, perché questi non ci danno più nessun punto esperienza praticamente. Intanto potete vedere nel Digivice cosa sta succedendo nella mia seconda Digifarm. Intanto, porca la miseria. E infatti qua non c'è grande. Ok, tra l'altro Betamon è salito di livello ancora una volta, quindi si trova al Picco Vigore, ovviamente. Ma dov'è che è? No, stavo pensando tipo alla zona in cui potrebbe essere. Vai, ritorna. Oh, abbiamo ricevuto 100 bit, grande. E rientra dentro. Aspetta, mi devo allontanare, mi sa un po'. Eh sì, perché altrimenti non funziona. Andiamo al Picco Vigore. Tra l'altro le zone al momento sono queste, quindi non abbiamo altre zone. Oh, sì ragazzi, sto saltando tutte le battaglie, ma... Ah, attenzione, adesso il rapporto comincia a farsi più interessante, perché adesso abbiamo ben due Digimon, eh? Occhio. Bello uno, ok. Due qua. Ok, 20, però riceviamo ben 240, quindi Hai voglia. Ok, perdi qua. Dov'è questo ricercatore scomparso? E ovviamente 18, eh. Non è che dici 40, 50. Cioè, ma vacca boia. Non è un po' troppo poco? Cioè... Ma certo, Aquilamon così, dal nulla. Ma certamente. Cos'è, subito i Digimon di livello canapione qua. Vai, elettrizzante, via, boom. Fallo fuori. E vediamo. Si dovrebbe trovare qui, cioè... Ma certo, volete maneggiare anche... Coso? Non lo so, cioè... Aspetta, se non sbaglio, questo è... debole agli attacchi elettro, vediamo... Io mi ricordavo questa cosa...
Ah no, niente, no, scherzavo, no, sono resistenti. Sono resistenti. Ho confuso. Cioè, Agumon gli tolgono uno. Cioè, per dire, eh. E schianta. Oh. E Agumon sale di livello, ovviamente. Porca vacca di livello. 21. Ok, quindi neanche troppo. Neanche troppo. Agumon sale di livello, quindi si ripristina tutto. Grande così. Non si trova qui? Non si trova qui. E allora dov'è? Dov'è questo ricercatore? E vabbè. Oh, alleluia. Ok, questa è stata molto più complicata. Non lo so il perché, cioè, erano quasi imbattibili le due Aquilamon. Qua non c'è. E sali di livello, ragazzi, guardate la vita di Betamon prima, quanto ho rischiato. Meno male che è salito di livello. Meno male che è salito di livello. Allora, è di livello 13. Posso farlo digievolvere? Posso farlo digievolvere perché è di livello 13 preciso. Vai, allora, digievoluzione di uno dei Digimon più fighissimi che possano esistere. Vai, digievolvi. Ho aspettato un casino questo momento. Là. Attenzione. Ragazzi, il primo Digimon a livello campione. Guarda con che cattiveria. Nuovo tratto ottenuto. Esso è straforte, straforte in una maniera che voi non potete neanche comprendere. Ed è solo a livello campione. Che palle! Ma non posso lasciare il nome originale. Che due. Cioè, no, cioè il nome è talmente lungo che non riesce a stare dentro. Devo per forza fare così. Cioè no, ma non esiste però, Ma non esiste. Cioè, guarda che roba. Allora, guardiamo un attimo il suo nuovo tratto. Psichico 2 e potenza 3. Cioè, tutto dire. Ok, allora, già che ci siamo, ecco, così. Mi sembra abbastanza ovvio. Ok, abbiamo due. Vabbè, sì, è considerato sì un pesce comunque, sì. Gomamon mi sa che lo lasciamo nella Digifarm. No, vabbè, bellissimo. È bellissimo. Sidramon, fammi vedere tutta la tua potenza con Orto Glaciale. Ah, ecco, no, è... Ah, no, è questa. Sbam. Che fa un casino di danno e lo paralizza. Grande. Però, eh no, ce ne dà di punti esperienza però, sai. Ce ne dà di punti esperienza. Ci sta. No, veramente è qua dentro, aspetta. Non lo so, eh. Ma questa cosa non c'era prima. Ma che cosa? Cioè, tu mi dici che ho fatto sta... Ah, aspetta. Da qui. Ah, dobbiamo parlare con loro. Ah, sì, perché ho appena parlato con questo ragazzo che...
Io ho chiesto: conosci un certo Phil? Lui ha detto: no, non conosco nessun Phil. Wow, sei un tamer bronzo, non male, meglio darsi da fare. Ah, e basta, cioè non dici. Cosa devo fare per far capire a tutti la vera grandezza di Numemon? Sono delle lumache, cioè che schifo. Non riesco a dormire dal troppo pensiero. Non sono sicura di dove si trovi, ma sua sorella Ellie potrebbe saperlo. Sai dove si trova Ellie? Non ne sono certa. Oh, ma aspetta, ho visto Biomon, la sua compagna di Digimon, quindi dovrebbe trovarsi alla Digi Central. Perfetto. Ok, Biomon. Biomon. Cerchiamo. Non lo so. No, non è qua. Potrebbe essere anche qua dentro, eh. Non è detto. No, non è qua infatti, però. Allora, Biomon, eccola. Allora, per caso tu sei il Digimon di Ellie? Sì, mi chiamo Peuri, sono... Peuri? Il nickname, ma non... Che palle sti nickname. Sono un Biomon. Sei qui perché devi parlare con Ellie? Beh, a dire il vero sto cercando Phil. Oh, è così, che peccato. Ellie è partita per cercare Phil, visto che potrebbe sapere dei suoi spostamenti. Allora perché tu sei qui? Phil potrebbe far ritorno, giusto? Così rimango qui in ogni evenienza. Oh, capisco, comprendo bene. E sapresti dirmi dove è andata Ellie? Credo che sia andata nella giungla velo. Per ogni evenienza ti invio l'indirizzo. Oh, sì, grazie. Oh, nuova parte sbloccata, quindi. Ho l'indirizzo per la giungla velo. Ok, giungla velo, quindi incontreremo i Digimon insetto, Digimon pianta, insetto pianta, quindi incontreremo lì la cosa, il cervo volante, com'è che si chiama? Quagamon, ecco, il cervo volante. Eccolo qua. E che io ho fatto... Che cacchio di musica è? Perché questa musica mi ricorda molto Yoshi Island? Cioè, ragazzi, ditemi se che non assomiglia a Yoshi Island. Va bene, ma ragazzi, noi andremo alla ricerca di Phil nel prossimo episodio. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti, andate a iscrivervi. Se volete tenere aggiornati i prossimi episodi di questo gioco e altri giochi, metterò un bel pollice in su sull'episodio. E mi raccomando, anche la vostra, nei commenti, con suggerimenti, consigli, tutto quello che volete. Noi ci sentiamo a un prossimo video. Bella!